per alcuni è considerata quasi un sottoprodotto, no? Io ho notato, vedo anche su Facebook, ci sono alcune persone, non guardo la televisione, Sanremo cos'è, non l'ho veduto, ma figurati un po', a me viene, cioè io ci sorrido perché poi mi va a vedere, no capre, peggio che capre, insomma, quello che lasciano le capre, io quindi anche di minor valore, o forse di maggior valore. E questo fatto di guardare, amare anche un festival di Sanremo, una canzone di musica leggera, te hai fatto l'assessore alla cultura, quindi che va, cioè è qualche cosa che va nascosto, tacitato, perché insomma mette sul piano di discutibilità, di critica, oppure io è una cosa che testimonia la libertà. Se ti sono mai ascoltato, secondo me la musica leggera, no? A parte Sanremo, se pensiamo bene, è stata la colonna sonora per tutti noi, cioè non è che in fondo tutti che abbiamo delle canzoni ci ricordano qualcosa, ci hanno accompagnato in certe situazioni, cioè non è che in certe situazioni anche della vita quotidiana, non è che eventi particolari, però io a volte pensavo anche a certi esami, penso che con l'esame di patologia medica c'era una canzone in Gerto Sozzi, per dire proprio cose, capito, non è che, però che magari uno se le ricorda e fa anche piacere, perché tutto sommato è bello secondo me che ci sia una colonna sonora, cioè non è una cosa di dicevole, io non ci vedo niente di strano, cioè non è che questo significa, poi certo se uno tutta la cultura che ha è limitata a qualche canzoncina, però comunque poi si diventa anche modi, cioè a volte poi bisogna anche sorridere, anche ridere, qualche volta anche scherzare, io le cito spesso le canzoni, a volte anche parlando mi capita che faccio qualche citazione di qualche bel, perché a volte dicono anche delle verità, cioè non è che sempre dicono, è fatto che sono io sempre stupide, a volte dicono delle cose che se uno ci pensa poi cioè, toccano, perché sì, rimangono, cioè, finalmente certi parolieri, un gol, questi sono poeti, non è che sono e appunto infatti proprio questo dicevo, perché al di là della apparente semplicità, ci sono solo canzonette, ci sono poi delle canzoni anche che lasciano e lanciano dei messaggi, insomma sai che cosa mi chiedo io, se sia più facile fare i testi delle canzoni. Io mi ricordo scherzando con Alberto, noi abbiamo fatto due cose insieme, Alberto, musicista, eh? Abbiamo fatto una canzone che poi fu fatta anche il CD, sì, che era Tuffo nella vita, io feci il testo e lui la musicò. Madonna, questa si manda a Sanremo, io anche lascia, te lo ricordo, lascia fare. E poi Ballata di un terrorista, Ballata di un terrorista su Cesare Battisti, fatta a più mani perché c'era Fazzoli, c'era e fu fatta anche questa ballata terrorista con certo. Però io mi chiedevo, ma chi è più bravo? Chi adatta la musica al testo o quello che scrive il testo? Io ho la sensazione che però la sensazione che chi fa la musica sia più complicato. C'è un esempio classico che è quello, Minuetti, quello di Califano con Minuetti, che nessuno riusciva a fare le parole di questa canzone e in questa maniera lui ci è riuscito meglio. Io non ho mai capito una cosa, per una canzone nasce prima il testo e poi la musica o al contrario? Mogol era prima il testo, però io almeno a quello che ho sentito diceva sempre io so che c'era proprio un sistema, perché io mi sono sempre interessata, mi sarebbe piaciuto fare il paraviere, dico la verità, e allora diceva che praticamente nelle case discografiche, io non so se è vero, io sto parlando di tanti anni fa, c'era la musica e poi dopo questa musica la provavano con i numeri a cantarla, dopodiché poi i numeri passavano al testo, cioè il paroliere è sicuramente la tecnica dei numeri è perfetta perché puoi dare la cadenza di quello che vuoi che si canti e fai le parole troncate, perché c'è 24, 36, 18, 41. Sì.
perché cioè, è vero che magari tanti con forte ti può venire un bel giro, una bella melodia e quella la fissi in qualche modo. Magari il lavoro del cantautore è un pochino diverso, perché io posso raccontare la mia esperienza, però la mia esperienza anche nell'aver sentito altri miei colleghi cantautori, dove spesso succede che ti canticchi qualcosa già col testo, dove spesso la parola stessa ti porta poi a modificare la melodia e il cantare. Sotto questa prima struttura magari ti canticchi quello che diventerà il ritornello, no? Perché c'hai una bella frase e cominci a canticchiarla e te la strutturi, poi vai sullo strumento e a quel punto cominci a lavorare sotto. Se io ad esempio ti dico fabbrica di cioccolato, allora ci vuole te che ci fa sentire